Giova su Z alle 15.33 in Proteina Z, ma noi diamo il benvenuto a Gioevan. Ciao. Buon pomeriggio. Ciao, ben trovato. Grazie. Come stai? Sto bene. Stai bene? Bene. Avvicinati poco al microfono. Per gli amici che ci seguono in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky. Allora, devo dire che Gioevan è un artista unico nel suo genere, perché lui, per chi non lo conosce, non è solo un cantautore, ma è uno scrittore, ha all'attivo, se non erro, 5 libri, vero Gioevan? Dovrei contarli. Tanti? Un po'. È un poeta, è un performer e da molti anni si esibisce live anche con spettacoli comici e devo dire sempre molto profondi. Però, Gio, io partirei dalla musica, perché è uscito venerdì scorso Natura Molta, che questo album, doppio album, che contiene 10 canzoni e 10 poesie. È un album che è molto delicato, tu dici sono suoni semplici. Partirei dal chiederti perché Natura Molta. Questo è... ci vogliono molte puntate per rispondere a questa domanda, quindi per rimanere in superficie e dinamico posso dirti solo che viene da dei traumi dei miei tempi ellenici, quando vivevo prima di Cristo, e che vidi nelle prime grotte i fagiani, le prime basi artistiche incise sui muri, e quindi già c'era uno sviluppo di natura molta, no? Morta, perdonami. E quindi da lì ho voluto fare il percorso della natura morta nel terreno artistico, e c'è sempre stata. E però mancava la parte vitale, la parte il potenziale. Infatti, se vedi la copertina, non c'è una natura viva. Non è una natura vivace, è un po' il gatto di Schrödinger. Io sto a te, per adesso la natura è sia viva che morta, perché nel seme, se tu non lo vai a piantare, non c'è la vita. Ma ci siamo chiesti, una scelta. Perché hai numerato da 1 fino a 54? Perché no, quello era, cioè non siamo degli esoterici, okay, il numero 54 perché poi si svegliano le nuvole celesti, no, siamo arrivati là. E le abbiamo numerate perché è un po' come i libri antichi di botanica, ti ricordi? Quando vai a vedere i manuali di libri, anche il fonte è lo stesso. Allora, noi a Z stiamo già ascoltando da qualche settimana Himalaya Cocktail, perché Gioevan è molto seguito anche su Instagram, vanta oltre 620.000 followers, proprio perché lui scrive poesie, brevi poesie, che vengono riportate sia sui muri, perché sono poesie molto attente anche all'amore, alla sensibilità, del resto come l'anima di Gioevan. Ma adesso ascolterai Klim, che è questo nuovissimo singolo che esce proprio da Natura Molta, e poi chiacchieriamo ancora insieme. Che dici, Gioevan? Va bene, dai, io sto qua. Mi piace stare qua, quindi... Si chiama Klim ed è il nuovo singolo di Gioevan che stiamo ascoltando in questo mercoledì 30 ottobre su Radio Z in Proteina Z, 15.39. Gioevan è qua con noi. L'album è uscito venerdì scorso, si chiama Natura Molta. Abbiamo accennato, Gio, al disco Himalaya Cocktail, no? Che stiamo già ascoltando. Un disco che anche nel video fa vedere questa coppia di ragazzi che parte da un amore incredibile per poi un po' sfievolirsi. Tu hai diviso la canzone dicendo: volevo dire alla parte più profonda di me di non abbandonarmi mai, giusto? Sì, c'era una... questa è una canzone che ho scritto proprio tra le Himalaya, quindi in India ti arriva sempre questa profondità che, anche se vuoi ignorare, comunque sia devi fare. E durante questa meditazione qua mi sono visto chiaramente troppo due. E io ho questo sogno qua, che è diventare uno con tutti, no? Questo è l'obiettivo della mia vita, di far capire a tutti e a me che siamo un tutt'uno. E quindi vedevo ancora questa diversità, e quindi Himalaya Cocktail era proprio questo, l'ultimo brindisi alla parte profonda, che dice: dai, vabbè, facciamo l'ultimo brindisi, poi vado a essere profondo, no? Quindi questo brindisi spirituale. Spieghiamo anche come è nato il tuo nome, perché tu appunto hai fatto una serie di cose pazzesche, anche come diceva Diego, per esempio un giro in bici lunghissimo, sei stato con degli sciamani, e proprio lì è nato il tuo nome. Sì, lì è nato, praticamente dall'India andai a vivere in Sud America, sì. E c'avevo un po' questo sogno di Che Guevara con la Poderosa, no? Solo che io non c'avevo i soldi, quindi ho dovuto prendere la bicicletta. L'ho fatto in bici e ho cominciato ad andare a caccia di maestri. A me interessava, sono uno studioso di spiritualità, di teologie,
esoterismo. E quindi tra una ricerca e un'altra ho incontrato questo José, questo maestro a Tucumán, a Capilla del Monte, l'esattezza, e mi ha ospitato per diverso tempo, mi ha iniziato alle meditazioni, alle cose trascendentali, e lì io sono stato battezzato da lui come Joe Evan, che in realtà è un sminuzzamento di Giovanni l'Evangelista, perché loro hanno comunque tanta cultura cristiana, cioè non è che sono molto devoti a Cristo. E ogni volta che lui parlava io dicevo sempre: ah, come Gesù, ah, anche Gesù, anche Gesù. E allora mi detto, adesso in poi adesso in poi allora noi abbiamo dato in mano la nostra pagina Instagram Radio Z Off a Joe Evan, quindi se volete scrivere direttamente a lui potete farlo naturalmente sul nostro Instagram, quindi entrate Radio Z Off, fate un follow, vi mandate in direct un messaggio e tra poco vi risponderà proprio Joe Evan. Faremo anche qualche storia. 266 del digitale, 735 di Sky per la radiovisione, ma seguiteci anche sul nostro sito radioz.it, c'è Joe Evan con Scudo su Z. Allora le cazzate non le facciamo, Joe Evan è qua con noi a Radio Z, Himalaya Cocktail, 10 minuti che mancano alle 4. Allora caro Joe Evan, è arrivato il momento gaming, ti spieghiamo questa cosa qui. Siccome tu su Instagram hai oltre 614.000 followers e tu segui zero, cioè non segui nessuno, allora io e Simone volevamo aiutarti a seguirne almeno uno, diciamo, ok, in che modo? C'è un'ampollina, la nostra ampollina che noi amiamo, che non è quella delle urine, all'interno ci sono dei nomi che vanno dallo spettacolo alla musica, nomi dei giochi, eccetera. Tu dovrai pescare, noi ti diremo chi sono in qualche modo e poi tu decidi se seguirli o non seguirli, cioè metti la... abbiamo appunto due scatoline, uno c'è scritto lo segui, nell'altra non lo segui. Il gioco che io dovrò seguire almeno uno. Sì, vabbè, esatto. Forse anche più di uno. Boh, vedi tu, pesca. Anche più di uno. Cioè. Cominciamo a pescare uno, vai a caso. Quanti foglietti? Attenzione, vediamo. Allora, che Young signorino. Young signorino. Allora, una piccola scheda, 133.000 follower. Lo seguo. Segue solo un profilo, Young signorino, quello di Jessica Lauren, la sua fidanzata, conosciuto per la canzone 29 milioni di views. Se lo segui vincerai tatuaggi a volontà e il potere appunto di fare o non lo segui? Raga, No. Non lo segue. Allora, mettiamo nella scatolina, non lo segue. Poi se lo segue deve fare follow su Instagram. Esci il telefono. Bravo. Oh, ce l'hai il telefono. Intanto stiamo tirando fuori il telefono, quindi. Bravo. Un'altra pescata, attenzione, vediamo. L'ultima, no? No, come l'ultima? No, abbiamo finito. Radio Z. Dai, mi segui. Se la segui, aspetta, dove è finita Radio Z? È la radio di Himalaya Cocktail, radio partner del tour di Joe Evan. Se la segui potrai vedere post e stories di Simone Palmieri, Diego Zappone, che fanno dei giochi stupidi, ma anche curiosità sulla musica. Sì, ma a me, allora, attenzione, perché il primo segui di Joe Evan sul suo profilo ufficiale sarà di quello di Radio Z. Vediamo. Durerà pochi minuti, ma sarà bellissimo. No, attenzione, lo sta facendo davvero. Attenzione. Ragazzi, attenzione, è la prima volta. Vai. 3, 2, 1, segui! Attenzione, Joe Evan! Al primo segui, che è quello di Radio Z. È bello. Abbiamo un seguito. 614.000 followers e un seguito. Allora. Vogliamo pescarne un altro, prego. No, basta, ho fatto. Veloce, 10 secondi, vediamo chi esce. Vediamo. Enzo Paolo Turchi, lo vorresti seguire in un futuro? Ma parlami di lui. Allora, ex ballerino e coreografo professionista, sposato con Carmen Russo, ora nonno. Lo segue. No, ti voglio bene, mamma. Frana, un altro brano contenuto in Natura Molta, nuovo album di Joe Evan, è qua con noi ancora per pochi minuti, non è ancora scappato. Joe Evan, prima di parlare del tuo tour, abbiamo un altro game che si chiama È tua o non è tua? Brevemente, tu hai scritto tantissime poesie, adesso te ne leggeremo qualcuna, ci dovrai dire se sono tue o non sono tue. Allora, parto, Ho scelto di stare con le persone che non hanno voluto cogliere l'occasione di farmi male. È tua o non è tua? È mia. È tua. Il mare, infrangendosi sulla pietra, cambia ogni volta le sue forme per essa. È tua o non è tua? È una prosa, non è mia. Non è tua. Giusto, hai ragione. Differenza, vedi? Da quando non ci sei più, pure io mi manco. Questa è mia. È tua. L'ultima, to be or not to be, that is the question. Questa è la mia. Ed è tua, esatto. È una delle prime che ho scritto. Allora, per concludere il gioco, avevamo portato una tua poesia che abbiamo trovato appunto su Instagram e vorremmo che tu la leggessi per noi e per anche gli ascoltatori di Radio Z. Vai. Questa musica funky sotto è perfetta, la farò come un cantante funky.
e tu mi parli di te e io ascolto di te e mi sorridi, ti sorrido, gli occhi fanno tutto il resto, ma dentro la testa mi ripeto costantemente: speriamo che il mio cuore regga, speriamo che il mio cuore regga. Ragazzi, ah, sì. Joe Evan. Allora, Joe Evan, prima di salutarci, diciamo brevemente che ci sarà un bel tour. Radio Z e Radio Partner partirà il 27 di novembre dai Magazzini Generali di Milano. Cosa ci aspetteremo da questo tour? Un grande varietà, un casino. Ho messo tutto dentro. Cioè, mancano gli animali, perché noi siamo animalisti, quindi non possiamo averli dentro. Ma io diventerò un animale sul palco, quindi c'è anche un po' di quello. Ci sarà poesia, monologhi, teatro, sketch, gag, musica, una piccola orchestra dentro, c'è tanta roba, quindi bene. Io vi invito volentieri. Su Instagram abbiamo anche un bel direct, un bel messaggio di un tuo fan che dice: vorrei sapere, perché anche io scrivo poesie, come fai a raggiungere quella pace interiore quando scrivi e quando componi? Perché non frequento tante persone, quindi quando impari a selezionare bene, la felicità viene spontanea. Cioè. Allora, prima del tour, però, al volo, Joe Evan sarà il 15 e il 16 di novembre a Miami con Carmen Consoli per una settimana di musica. Veramente? Te lo diciamo noi! Ma se vuoi andiamo noi al posto tuo. Ci vado. Il 15 e il 16 è una settimana che si chiama Hit Week. Sei pronto? Cosa sono succederà? Sono prontissimo. Io sono qui, ma in realtà è una rincorsa per arrivare lì, quindi siamo benissimo. Allora, ricordiamo Natura Molta, grazie a Joe Evan per essere stato a Radio Z, uscito il 25 di ottobre. Ti aspettiamo, in bocca al lupo. Per tornerai? Vediamo, dai, mi mancate, grazie. Joe Evan a Radio Z, in Proteina Z. Ciao, grazie. Ciao, state con noi.